Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Novembre 1986, ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona di retrocomputing, quando andremo a esplorare la rivista Atari del settembre del 1986. Parliamo dell'Atari 520 STM, il personal computer per tutti. La rivista non è particolarmente lunga, appena 32 pagine. Siamo nel novembre del 1986, pardon, c'era l'editoriale, l'attualità, hardware, Atari test, software, applicazioni, posta e idee. Quindi una cosa molto, molto corta, a riprova del fatto che praticamente il mondo Atari non fu mai, diciamo, non ebbe mai una grande accoglienza nel mondo dell'home computing in Italia, perché costavano parecchio i computer Atari e furono percepiti, essendo, diciamo, macchine dotate di presa MIDI, come beni strumentali per la musica. E qui si parla un po' di informazioni relative al mondo Atari e quant'altro, prodotti sviluppati per l'Atari, per la serie ST. Il link, se volete, lo potete trovare in descrizione. Atari 520 STM è potente e compatto come un'auto da corsa. Sì, era effettivamente un bel computer. Fu trascinato dalla Apple in tribunale per plagio di sistema operativo, perché il TOS, quello che vedete qui, c'aveva proprio l'icone col cestino, con il disk drive montato sulla scrivania, con le finestre in bianco e nero, e c'era il televisore a colori, ma solitamente, non so se c'erano quelli in bianco e nero, era come stare su un Macintosh. Questa roba vi costava più o meno come la metà di un Macintosh. Un Macintosh costava 5 milioni, questo intorno ad 1,5 milioni, IVA inclusa. C'era il mouse, questa era la scheda madre, varie interfacce con tutti i vari spinotti, e qui si trova, diciamo, la recensione dell'Atari 520 ST, disk drive esterno, il monitorino esterno e così. Ecco, qui potete notare, diciamo, le rassomiglianze, già si vede nel bordo con il cestino, le finestre in bianco e nero, i pulsanti in bianco e nero. Ecco, se si fossero sforzati un po' di cambiare interfaccia grafica, mettendoci colori e una gestione diversa delle interfacce, come delle risorse che erano diverse, diciamo, come quelle che aveva fatto la Commodore con l'Amiga, che era completamente diversa, ecco, là Apple non avrebbe trascinato in tribunale l'Atari. Poi abbiamo una recensione di una stampante, chiaramente ad aghi, con le varie prove di stampa, con i vari font. Monitor Atari firmato Thompson, tu della serie ST, diciamo, una serie di domande per vedere uno cosa sapeva, cosa non sapeva. First World del laboratorio testi per Atari 520 ST. Non mancavano i programmi di produttività personale per l'Atari, però la macchina costava. C'erano un CAD, messo a punto il video Atari con SM124. Progetto di elettronica, via. Questa era posta idea, Atari test, quello le risposte a, diciamo, alle varie domande. La famiglia Atari ST 520, CPU serie 520 con 192K di ROM, mouse, modulatore TV, costava 690.000 e 740.000 lire. Con quello con un mega costava 890.000 lire. Qui erano scesi l'Atari 520. Per i 1040, 1024K, c'ha già di suo, costava 1.640.000 lire. Erano scesi parecchio, però questi mi sa che sono prezzi, forse non sono IVA inclusa, quindi c'è da aggiungerci un 19% di IVA. Niente, qui è finito, passiamo oltre. Dicembre 1987, la rivista Atari, di cosa parlavano? Andiamo a vedere.
parlavano praticamente le prove hardware PC, drive Cumana, prove software Cogen, Mini Office 2, speciale SIM, IVES e SMAU. Andiamo a vedere. Ogni soluzione in alta definizione, 999.000 lire, questa era la pubblicità dell'Amstrad. E poi abbiamo che vende a pagina 57 pagine con i listati. Ora, i listati obiettivamente dalle nel 1987-88 era roba da chiodi. Comunque, vediamo un po'. Bah. Pubblicità 1987, mai gli stati non li dava più nessuno. Atari mai, vediamo un po', poi un posta per Atari, SIM, lo SMAU speciale, c'era un po' di foto per i computer, queste cose così. Notizie Atari, software Atari, le riviste, pubblicità riviste Jackson, non è che era molto letta questa rivista, perché il numero di pagine è poco, il numero di affissioni sono poche. Atari Music, ecco l'Atari Music, c'è poco da dire, infatti l'Atari era sempre, fu percepito come un bene strumentale. Poi abbiamo Atari Music, le funzioni speciali del display list, poi vediamo un po' cosa c'è, campo pubblicità, pubblicità interna della Jackson, se la faceva, Mini Office 2, spreadsheet, label printer, DOS e file, qui veniva dato un po' di, scopriamo come il DOS tratta dischi e i file, sempre per quanto riguarda il Atari, trucchi e trucchetti, programmiamo la tabulazione. Atari PC, un computer professionale al prezzo di un home, provato in anteprima esclusiva per voi sulla rivista di Atari. Se volete andare a ricordare questa macchina di un sapione me che c'era, potete andare sostanzialmente a guardare. Ecco cosa c'aveva, eccolo lì, qui c'erano tutti gli spinotti, molto chiuso, sempre molto chiuso, anche l'Atari, macchine sempre chiuse, decisamente chiuse, a differenza del mondo PC, quello vero, dove macchine erano aperte. Vabbè, floppy disk drive Cumania, Cogen, contabilità finalmente disponibile per Atari ST, ST Quark, cercate con il vostro software, splendide immagini e la trasmissione visiva Quark. Vabbè, inviluppi, fai parole, alert e altro ancora. Gli stati non li dava più nessuno, eppure loro li davano. Bah, forse li davano per dare corpo alla rivista, perché forse la gente nemmeno li scriveva. Facciamo prima a comprare il dischetto. Compositore SIAE, un produttore di label, anche vi danno gli stati. Un po' di giochi finalmente. Punti vendita Atari, tutti i prezzi degli Atari, computer ST 499.000 lire, 520, 790 ST, 1049.95, prezzi senza IVA cui aggiungere, 2.600.000 l'ST 4, 1.800.000 l'ST 2. Pubblicità, ecco, passiamo oltre. Febbraio 1988, ultimo campionamento sulla rivista Atari in italiano, prova hardware Atari 520 STFM, prove software Cut & Paint e Logistics, speciale musica per 8 bit. Andiamo a vedere, era di circa una cinquantina di pagine, Atari News, Atari Music, Atari Games, software, trucchi e trucchetti, software Cut & Paint, Logistics, Atari Pack, Atari 500 S20 STF e quant'altro. Vediamo un po', scorriamo rapidamente questo ricordo, il link per scaricare altre riviste Atari lo trovate in descrizione, News Atari, Del Tempo,
software Atari del tempo. Qui c'erano degli errata corrige per quanto riguarda dei vari listati. Spazio Atari Music sulle notizie. DOS Jam più Basic, scopriamo alcune qualità nascoste del Basic Atari. Altri listati. Listino Libri Jackson. Speciale musica di nuovo. Poi social grafica, dipartimento di grafica, creare immagini lavorando con il joystick oggi più facile grazie a questo notevole pacchetto grafico. E qui si recensisce questo software, che è un CAD. Una finestra per la grafica, trucchi e trucchetti, 599.000 lire più IVA, 520 STFM. Famiglia di Atari è caratterizzata con un eccellente rapporto qualità-prezzo, neppure tale modello sfugge, diciamo, a questa regola, 520 FM. E qui viene recensito Atari Video Games, Atari Console, Atari Computer, 520 il videogioco professionale, Atari Pack, Cut Paint, Logistic, un foglio elettronico, Sprite Editor, di nuovo listati. Sull'onda sonora, ma io di utenti Atari non ho mai conosciuti, a parte quelli che ci lavoravano perché ci avevano e che ci suonavano e ci avevano collegato per la tastiera elettronica, ma di gente con l'Atari non... Ce n'erano tre gatti per davvero, nonostante il computer fosse una bella macchina, ma non aveva preso da molto piede. Più Commodore, Amiga 500, si trovavano da tutte le parti. Ecco, abbiamo finito. Difatti, diciamo che non avesse preso tanto piede l'Atari nel segmento home computer, lo si capisce dal fatto che praticamente questa rivistina c'è a malapena 50 pagine. A differenza di altre riviste di settore per Commodore o per Apple, che o anche per MSX, che sono, diciamo, più elevate, ma comunque Commodore ed Apple indubbiamente l'hanno fatta da padrona anche in termini di numero di pagine di riviste, si vede la differenza dell'Atari, che furono relegati, diciamo, sempre più a un segmento percepiti all'inizio con prezzi molto alti, rimasero, diciamo, sempre nel settore dei beni strumentali, nonostante poi scesero prezzi, ma non presero molto piede. A riprova, appunto, queste riviste ebbero sempre poche pagine rispetto a quello che si poteva trovare per Commodore, per Amiga, per Commodore 64 e poi anche per Apple II. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.